Buongiorno. Ecco, come accennava prima Fabio Renzi, con Fondazione Simbola, con cui Fondazione Cariplo ha una partnership ormai duratura sui temi della cultura, della green economy e delle aree interne, proprio abbiamo pensato di dedicare questa sessione alla discussione sui borghi, come accennava. E quindi, come sapete, è un tema che spazia tra chi ne ha un'idealizzazione quasi bucolica, a chi invece guarda i borghi con rassegnazione disfattista, tra chi esalta le eccellenze nascoste nelle aree rurali e chi invece vede solo le magnifiche sorti dei centri cittadini, e tra chi sviluppa modelli di borghi al computer e chi invece scrive i pamphlet contro i borghi. Contro i borghi, lo dico per tranquillizzare gli animi, è scritto da chi ovviamente in modo provocatorio tende a cercare di enfatizzare l'aspetto dei paesi che prima richiamava anche Sabatini rispetto all'idealizzazione del borgo. Ecco, in questo dibattito che durante i vari lockdown ha avuto una certa eco anche sui giornali, sulla stampa, è entrato ovviamente a pie pari il bando del Ministero della Cultura e quindi questo chiaramente ha creato ulteriore dibattito, ha alimentato ulteriormente il dibattito, perché in particolare la linea A è una linea che vede appunto la diciamo, assegnazione di un consistente ammontare di risorse, 20 milioni di euro, ad un singolo borgo che ciascuna regione è stata chiamata a selezionare. Con poi ovviamente una linea B che invece ha risorse più contenute, ma in questo caso allocate comunque a singoli o piccoli gruppi di comuni. Ecco, un approccio che dal nostro punto di vista, e poi lo specificherò meglio, lo guardiamo con un pochino di timore perché potrebbe generare esperienze isolate, quasi delle monadi che a sé stanti possano, come dire, vivere di grande luce e di grandi riflettori, ma che, come dire, invece non vedano una collaborazione diffusa tra comuni contigui o non vedano uno sviluppo con una forte dimensione sovracomunale. Questo è un po' come dire, il timore che, come Fondazione Cariplo abbiamo un po', individuato, ma con un po' di pragmatismo lombardo, perché un po' questo ce l'abbiamo, pur non condividendo questo approccio, abbiamo deciso di sostenere un percorso di accompagnamento di questo stesso bando, con Regione Lombardia, in una chiave che però cercasse il più possibile di esaltare quella che era la possibile collaborazione tra diverse istituzioni, tra diversi enti e tra anche diciamo, i territori. Questo anche perché ovviamente le risorse del PNRR sono probabilmente irripetibili, vanno spese al meglio e soprattutto per i borghi trovare una dotazione di risorse di questo genere era tutte insieme, tutte nello stesso periodo, era una cosa inedita e quindi assolutamente da valorizzare. Questo percorso, che chiamo Lombardo, sarà ben descritto dai partner e dai colleghi che parleranno dopo di me. E con noi abbiamo appunto Simona Martino, direttore vicario della DG Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, che è qui presente in sala. E invece collegati da remoto abbiamo Lorenza Gazzerro, Program Officer dell'area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, e Gian Maria Flocchini, che è il presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia e sindaco di Pertica Alta. Ecco, prima di passare loro la parola, voglio spendere ancora qualche minuto per spiegare perché sosteniamo degli approcci collaborativi. Perché li abbiamo testati in diversi contesti e in diverse occasioni, promuovendo dei percorsi partecipati, delle alleanze sovracomunali ampie, sia tra enti di diverso tipo, ad esempio enti del terzo settore, sia tra enti di diverso livello istituzionale. Tra queste occasioni che abbiamo creato menziono l'iniziativa dei distretti culturali che ha visto impegnata l'area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo per molti anni insieme ai territori, ma soprattutto il programma intersettoriale Attivare che ho avuto il piacere
devo dire l'onore e la responsabilità di coordinare per circa 5 anni negli ultimi anni. Un programma, lo sottolineo, intersettoriale, perché ha visto partecipare insieme i settori arte, cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica della Fondazione Cariplo. Un programma mirato a rivitalizzare le aree interne attraverso uno sviluppo locale sostenibile che andasse a valorizzare risorse ambientali, culturali, economiche e sociali dei territori, ma anche, lo sottolineo, i legami di collaborazione, di solidarietà e di appartenenza che dai territori si generano. Allora diciamo quindi partenariati ampi e variegati, diverse comunità montane, enti del terzo settore, enti pubblici, ma anche progetti basati su diversi assi di sviluppo, non univoci assi di sviluppo. Per capirci, il turismo o la cultura da soli non bastano. Se i residenti non hanno servizi per i propri familiari o non hanno accesso alla rete, non basta. Se le iniziative turistiche non vengono accompagnate da uno sviluppo del settore primario, da una forte manutenzione del territorio o da un obiettivo di conservazione della biodiversità, non è sufficiente, e soprattutto da iniziative di formazione o di capacity building a livello locale o ancora da interazioni forti tra aree rurali e aree urbane. Ecco, un flash semplicissimo su attivare questo programma che ha sostenuto 2 ampi progetti territoriali. Uno è Valli Resilienti, proposto dalle 2 comunità montane di Valle Trompi e Valle Sabbia, insieme a numerosi enti del terzo settore, e come accennava prima Fabio Renzi, ovviamente fa piacere sottolineare che il borgo prescelto da Regione Lombardia per la linea A, Livemmo, fa parte del comune di Pertica Alta, coinvolto nel territorio che ha partecipato a Valli Resilienti. E il secondo progetto di attivare è Oltrepò Biodiverso, coordinato da Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese, ovviamente in quel territorio. Ciascuno di questi macro progetti è composto da tantissime azioni che ovviamente oggi qui non descrivo, ma che abbiamo raccontato in diverse occasioni e modalità, anche con un libro edito dal Mulino, attivare un disegno di rinascita delle aree interne, curato insieme al professor Giorgio Osti, ma anche ce n'è cenno nel nuovo volume di Fondazione Simbola, soluzione e tecnologie per i piccoli comuni. Quindi a questo rimando per una descrizione più dettagliata. Concludo questa breve introduzione ovviamente con un auspicio che questi progetti di rigenerazione a base culturale siano sempre più integrati con aspetti ambientali e sociali. Passo quindi la parola a Simona Martino di Regione Lombardia. Grazie.